che presuppone un plebiscito e un consenso universale, occorre però una forza politica che abbia la capacità di farlo, al di là di una raccolta velleitaria che può fare un piccolo gruppo, quindi forse lo faccia la Lega questa volta, può essere un modo perché essa recuperi una parte del consenso che ha perduto di fronte a una questione che non riguarda soltanto il Nord ma riguarda l'intera Italia, cioè l'idea che la prostituzione sia libera ma controllata e non sia legata allo sfruttamento. Ora, l'unico modo che tu hai di fare questo è che lo Stato vigili e sappia dove sono le prostitute, in un albergo, ma d'altra parte tutto il mondo è così, in un quartiere. L'idea che siano per strada libere vuol dire o che sfuggono alle tasse, vedi il caso di Efebal che parla di questo, ovvero che sono sfruttate sotto, senza controllo, quindi sono due elementi negativi. La supposta liberazione che voleva la Merlin ha portato a un risultato opposto, che non hai né il controllo sanitario, né il controllo fiscale, né il controllo di sicurezza, né il controllo della libertà, perché su, io credo, al di là delle posizioni di Benzi, Benzi lo prendeva in giro, che se si mette Vespa, una parrucca bionda e va a battere, è chiaro che nessuno lo costringe, lo fa per sua volontà. Quindi siccome metà della produzione sono travestiti, è chiaro che la produzione è prevalentemente libera. Ci sarà, credo, un 75-80% di donne che lo fanno, e uomini che lo fanno perché lo vogliono, e un 20% di forzate o schiave, che sono quelle che interessavano Don Benzi. Ma quelle devono essere donne, non uomini, perché l'uomo presuppone che si trucchi, che è chiaro che non lo può fare che per sua volontà. Quindi la prostituzione maschile ha sconfitto la teoria delle ragazzine minorenni forzate, sfruttate, che ci sono ed è un reato. Tutte le altre che vogliono farlo per il loro piacere e perché sono convinte che sia una soluzione di lavoro, che vogliono magari pagare le tasse come Efe, ecco, Efe è l'opposto della sfruttata ed è un trans, vedi il caso, è una donna uomo, vuole pagare le tasse, lo fa per sua volontà, lo sceglie come lavoro, quello non è che lo può fare fuori controllo e in pericolo, se ha la possibilità di farlo in una piccola cooperativa. La cosa che va eliminata rispetto alla legge precedente è che non devono essere casini di Stato, devono essere casini privati col controllo dello Stato, esercizi privati col controllo dello Stato, come alberghi, qui bisogna andare a mangiare o dormire, vai a trovare una donna, ma sapendo che la donna ha tutto in regola, che paga le tasse, che nessuno la frutta. Lo sfruttamento in realtà non verrebbe completamente eliminato? Beh, però nel momento che tu hai un inventario, un catalogo delle prostitute nei singoli luoghi, è chiaro che se una è forzata a farlo può benissimo denunciare lo sfruttatore. Cioè, la legge Merlin ha potenziato la forza dello sfruttatore rispetto alla libertà della puttana. La puttana può essere moralmente esecrabile, ma nessuno ci può dire che non lo fa perché lo vuole. Gran parte delle donne che sposano uomini ricchi, invece di darla a tanti per poco, lo danno una solo per molto. Cioè la puttana non è soltanto quella che la dà a 50-100 euro a tutti quelli che vanno, ma è anche una che la dà a 3 milioni di euro a uno solo. Allora, il principio è che tu non puoi impedire a una di essere puttana. Puoi giudicarlo negativamente, non puoi impedirlo. Fintanto che però è una sua scelta, non c'è nulla di male, non c'è nessun reato e c'è una valutazione di opportunità e una valutazione negativa morale per chi la vuol fare. Ma nel momento in cui lei è sulla strada e c'è uno dietro che vigila che non le venga fatta, è chiaro che lei è controllata ed è sfruttata, quello va perseguito. In alcuni casi quello sfruttamento va oltre la loro volontà, ed è il caso di rumene, albanesi o altre costrette, e quello è un caso. Però io lo ritengo, no, non ho fatto indagini sociologiche, in percentuale non altissima, intorno al 20%, perché siccome metà della prostituzione è maschile, i maschi nessuno li può forzare, perché nel momento in cui si mette il reggiseno, si trucca, si mette la parrucca, è chiaro che lo vuole fare, non è che lo costringono anche a truccarsi. Quindi il travestitismo maschile ha eliminato la teoria di Benzi che tutte le prostitute sono costrette da qualcuno. Non è vero, perché i prostituti maschili non sono costretti da nessuno. Quindi da questo punto di vista la regolamentazione non può che essere un vantaggio fiscale, perfino morale, nel senso che tu non sei di fronte a un'incertezza che la persona con cui stai andando in quel momento sia stata costretta da qualcuno e debba tacere. Per tranquillizzare anche l'utilizzatore finale. Certo, l'utilizzatore finale che va in un casino sa che la persona che ha davanti è garantita rispetto al fatto che possa farlo contro la sua volontà. Questo è il fatto importante. Non so se l'ho detto, ma io credo che nell'articolazione delle motivazioni ce ne sono molte di buon senso, che non sono di Lega o non Lega. E sono che è assurda questa cosa, per cui sta per strada, a parte le cose che dicono loro, che disturbano, non è meglio i falò dei fari della Pivetti, quindi io non trovo abbastanza decorative le puttane. Però che siano decorative non vuol dire che è giusto che siano sulla strada, perché sulla strada possono essere costrette al di là della loro volontà. Grazie.